steel, thunder. They're rewriting history. There must be some kind of way out of here. But they forgot about me. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. Signore e signori, bentornati e grazie di essere ancora qui con me, nonostante per voi siano passati un paio di giorni. Per me sono passati pochi istanti dalla fine di Wolfenstein The New Order, grandissima serie di cui ho ampiamente parlato nei titoli di coda. Ampiamente. Ne ho parlato un po', per il resto poi ho divagato su quello che riguarda il canale. Ad ogni modo, quindi qualsiasi domanda su cosa avverrà dopo, che serie ci saranno, cosa succederà, quando ci sarà The Witcher, quando XCOM, quando Dishonored, quando... tutto ha risposta nei credits del video precedente, quindi vi rimando lì. Ci potrebbe essere un link? No, ovviamente no, perché è esattamente il video precedente a questo nella playlist, quindi siete tutti in grado di andarci. Detto questo, vediamo negli extra cosa abbiamo fatto. Codice Enigma. Temo che non ne abbiamo completato nessuno. Questo vorrebbe dire che non abbiamo sbloccato nessuna, perché a quanto mi dicono su Telegram, e chiunque di voi non fosse su Telegram può raggiungere sia la chat del canale, quella più ufficiale dove non c'è un'interazione, ascoltate i miei annunci, ma c'è anche il gruppo Telegram dove in realtà invece possiamo parlare e anzi... A differenza di altri canali che mi dicono che non sono troppo chiacchiericci, io parlo più o meno con tutti sempre, quindi se avete qualcosa da dirmi, Telegram è il canale migliore. Ma a parte questo, come vedete, per qualche... Cioè, poi qui adesso non so... Io potrei risolvere il codice, ma... Come? Non abbiamo modo, signori, ci mancano troppe pagine. Tipo... L'unica cosa che potremmo vedere è qui, ma... Non mi dice nulla. Immagino che ci sia un sottogame dopo che si è fatto tutto questo. 1, 8, 2, 7, 3, 6 e 4, 5. Ok, purtroppo non ne abbiamo, ergo non vedremo queste modalità extra, ma sono comunque, penso, delle modalità che hanno senso solamente una volta ricominciato il gioco. Cosa abbiamo trovato di oro? Sbagliati non abbiamo trovati, ma non possiamo vederli meglio. Ricordiamoci che questo è stato tutto un let's play non orientato al completismo, quindi in realtà non sento di aver fatto un lavoro pessimo. Ovviamente avrei potuto fare un lavoro molto migliore, senza utilizzare guide e nient'altro, comunque trovare tutto immagino, ma... Come dire? Secondo me è non male. Per ora direi non male. La cazzuola d'oro. Bozzetti. Aerei alleati. La Royal Air Force e l'aeronautica americana si sono unite sotto il comando del UOS per attaccare il complesso di Deathshead. Centinaia di aerei militari da trasporto, carichi di truppe e rifornimenti, scortati dal caccia della RAF e dalla USAF per proteggere dagli aerei nemici. Assalto a Baker Shore. L'assalto a Baker Shore è un ultimo, disperato tentativo da parte dell'UOS di eliminare il famigerato generale Willem Strass, alias Deathshead, il quale, secondo fonti interne al partito nazista, è la mente che si cela dietro il recente salto tecnologico dell'esercito tedesco. Noi speriamo in qualche modo questo salto tecnologico adesso si possa arrestare, ma non lo sappiamo. Le mura. Il fulcro dell'operazione militare di Deathshead è situato in un antico castello medievale sulla costa baltica della Germania, vicino al confine con la Polonia. Deathshead ha ordinato la modernizzazione e ampliare il castello. Di modernizzare e ampliare il castello, così le forme verbali hanno molto più senso. Sala comandi. Il meccanismo di comando che alza l'antico cancello del castello, una tradizione ale... Grada medievale è situata in una zona del castello difficilmente raggiungibile. Per questo motivo Deathshead ha ordinato che il complesso venisse ampliato e modernizzato. Yup. Non trovato. Aereo schiantato. Un prototipo di trasporto militare. Questo tipo di aereo può trasportare fino a 30 soldati. Nell'assalto a Baker Shore le forze alleate hanno schiantato quasi tutti gli aerei militari da trasporto rimasti. Quindi non tantissimi. Stanza dell'inceneritore. Il laboratorio di Deathshead è situato nel cuore del complesso. Qui è dove è stato lo scontro finale. È il luogo in cui il temuto generale segue i suoi terrificanti esperimenti. È dotato di sistemi automatizzati di incenerimento e di pulizia per rimuovere facilmente tessuti, organi, sangue e altri fluidi corporei lasciati dalle cavie. Un buon posto dove uccidere il bastardo. Interno del manicomio. Ce la posso fare. Il Sakhlad
psichiatrinski Malavies, non saprei, è un manicomio polacco aperto a dottor Franciszek Oliwa nel 1824. Appartiene alla famiglia Oliwa, non ho proprio idea di come pronunciarlo, diremo Oliwa all'italiana, da tre generazioni. Al termine della seconda guerra mondiale la gestione amministrativa del manicomio passa sotto l'autorità nazista. L'attuale sovrintendente, dottor Krzysztof Oliwa, può soltanto assistere impotente mentre gli uomini del famigerato generale Deathshead portano via i pazienti dal manicomio per gli oscuri scopi del generale. Esterno del manicomio. Il manicomio di Oliwa è situato vicino alla costa baltica, non lontano dal complesso di Deathshead. Bella posizione. Il tranquillo paesaggio rurale lo rende un luogo perfetto per i pazienti afflitti da turbe psichiche. Uno stretto sentiero collega il manicomio a una piccola spiaggia ideale per le escursioni estive. Sì, veramente amorevole. Cantina. I nonni di Ania, Roman e Olenka Targonski, conducono una vita isolata tra le montagne. In realtà immagino che sia Torgenskaya, Olenka, ma ok. In una piccola fattoria a nord di Malavies, vicino al confine tedesco. Durante la guerra, l'anziana coppia ha accolto e ospitato una famiglia ebrea. Ah, no, però sono polacchi, non so se funziona ugualmente per i polacchi. Boh. Ha accolto e ospitato una famiglia ebrea in fuga. Per nasconderla agli squadroni della morte naziste, Roman ha scovato un buco in cantina e li ha nascosti sotto le asse del pavimento. La famiglia è rimasta ospite per 2 settimane, per poi proseguire verso nord. Ponte sull'Oder. Dopo la guerra furono avviati i lavori di costruzione di un collegamento ferroviario rapido tra Varsavia e Berlino, per il trasporto di equipaggiamento e manodopera verso le nuove cave di calcare nella zona orientale della Polonia. Per attraversare il fiume Oder, che segna il confine tra la Germania e la Polonia, venne costruito il ponte sull'Oder. Si tratta di uno dei primi ponti costruiti con il supercemento nazista, e quindi che stia ammuffendo. Treno per Berlino. L'Eisenfahl è un lussuoso treno passeggeri che collega l'animata capitale dell'Europa dell'Est, Varsavia, al cuore dell'impero tedesco, Berlino, passando da Zagabria, nella Croazia annessa. Costruito nel 1953, è il treno più veloce d'Europa e può raggiungere la velocità di 200 km/h. Il suo vagone ristorante è stato più volte segnalato dalla guida gastronomica di Berlino. Quartier generale della Polizia Segreta. La Polizia Segreta di Berlino è una parte essenziale della vita quotidiana della città, indispensabile per promuovere e garantire l'adesione ai principi dell'ideologia nazista, anche perché sappiamo cosa succede a chi non lo fa. È onnipresente ma invisibile, i cittadini di Berlino sanno che ogni loro azione è sorvegliata, ma decenni di indottrinamento li hanno portati ad accettare di buon grado questa situazione. Il quartiere generale della Polizia Segreta è situato a pochi isolati dalla Volkshalle di Berlino. Volkshalle, quindi Volkpopolo. Sala di caricamento del carbone. Il carbone è una delle fonti di energia usate per alimentare l'enorme prigione Eisenwald. Ogni giorno svariate tonnellate di carbone vengono trasportate fino alla sala di caricamento attraverso un'estesa rete sotterranea costruita sotto Berlino. Nessuno osa protestare per il fumo nero prodotto dalla struttura e per l'inquinamento del quartiere circostanti, chissà perché. Prigione Eisenwald. In quanto prigione più nota di Berlino, Eisenwald ospita non solo i peggiori criminali, ma anche gli elementi più sovversivi ancora presenti in città. Secondo le autorità della sua apertura nel 1949, nessun tentativo di fuga è mai andato a buon fine, finché non siamo arrivati noi. Zellenblock B. Il blocco B è dove i nazisti incarcerano i prigionieri politici e i combattenti della resistenza. Il blocco è dotato di speciali camere per le torture, dove la polizia segreta interroga regolarmente i prigionieri. Che bel hobby. Esterno di Kreisau. Kreisau forse. Il monumento alla verità furono commissioni da Adolf Hitler per celebrare, a detta sua, lo spirito del popolo che ha portato questa grande nazione alla vittoria. Ogni anno una parata attraversa il ponte costruito tra le due statue del monumento e prosegue fino all'ingresso del Volkshalle. Adesso ogni volta che penso a Hitler non riesco a non pensare al come si è visto Hitler in Preacher, serie TV. Non ho ancora letto il fumetto, di questo mi pento molto, spero presto di riuscire a trovarlo. Grande serie, la consiglio. Interno di Kreisau. Che se mi suona meglio Kreisau, però è Kreisau? Boh. Kreisau, diciamo Kreisau. Durante l'ultimo decennio il circolo Kreisau è riuscito a restare nascosto all'interno dei monumenti alla verità, nel centro di Berlino. Si tratta di una scelta audace di Caroline, capo del circolo, e sembra che abbia funzionato. Dall'interno del monumento i membri del circolo possono raggiungere diversi accessi ai sotterranei di Berlino. Inoltre sono collegati ai congegni di sorveglianza della rete di comunicazione nazista, che fornisce loro preziose informazioni riservate. Londra è stata una delle ultime grosse città a cadere. Dopo accaniti scontri, gli abitanti di Londra sono stati costretti a sottomettersi.
I nazisti hanno spianato buona parte dell'area centrale della città, ricoprendola con una gettata di asfalto e dirigendo sopra di essa un edificio monumentale, il London Nautica. Qui Radio Londra non hanno li ha salvati. Il Nautica è stato creato per ricerche avanzate nei campi dell'aviazione e della robotica, è uno degli edifici più protetti della Germania. Yup. Cupola lunare. Qui... proprio diverso il tutto. La cupola lunare è stata costruita per propagandare l'espansione nazista nello spazio. Al centro della cupola ruota una copia topograficamente esatta della Luna e sulla sua superficie c'è una miniatura della base lunare nazista. Ma hanno fatto degli Yassid, ho già dimenticato come si pronunciassero. Un manufatto dei odio dimenticare queste cose, ma è successo. Custodito nel laboratorio della London Nautica per essere analizzato. E, abbiamo un duplicato. Ah no, perché saranno tutti uguali, saranno vari manufatti. Sì, non trovato. Un altro manufatto. Laboratorio nascosto nei livelli superiori della London Nautica. Il laboratorio Datisad. Oh. È il segreto meglio custodito nell'impero nazista. Nella cassaforte sono custodite antiche pergamene mistiche, mentre nel laboratorio vengono progettati e testati nuovi prototipi delle tecnologie incredibilmente avanzate. Quindi comunque sappiamo che non è stato praticamente Dead Sad a fare il vero avanzamento. Ingresso dell'hangar. Lungo la sponda del fiume Spree, al centro della città, viene nascosto l'ingresso segreto della galleria che collega il cancello dell'hangar del circolo Kreisu sotto i monumenti alla verità. Il tunnel è ciò che resta di un vecchio progetto di costruzione abbandonato e dimenticato. Durante la notte il circolo Kreisu utilizza l'ingresso per portare grossi oggetti e veicoli nel proprio nascondiglio. Hangar Kreisu. L'hangar sotto il quartier generale Kreisu occupa una parte di un impianto di depurazione delle acque abbandonato prima del termine dei lavori. Attualmente viene utilizzato dal circolo Kreisu per stoccare carico rubato, veicoli e altri oggetti voluminosi da tenere al sicuro. Campo bellica. Verso la fine della guerra... Frau Engel ha assunto il comando del campo di lavoro forzato a Belica, un luogo terribile che gestisce quotidianamente con il pugno di ferro. Fogne. Le antiche gallerie fognarie sotto Berlino sono state abbandonate da anni. Il circolo Kreisu le utilizza per raggiungere diverse zone della città, come un sacco di altri posti a quanto pare. In questa parte delle fogne di Berlino non è raro trovare macchinari rotti e arrugginiti come questo sistema di pompaggio idrico. Sala dei Siluri. Uno degli elementi chiave della guerra navale nazista consisteva nello sviluppo di sottomarini avanzati, dotati di siluri in grado di distruggere con un colpo solo persino le maggiori navi alleate. I sottomarini presero rapidamente il controllo dei mari e col tempo del mondo. E appunto, sottomarino! Analizzando le invenzioni trovate in uno dei depositi segreti di i nazisti sono riusciti a imbrigliare il potere dell'energia nucleare. Inizialmente hanno usato questa conoscenza per creare la bomba atomica che ha distrutto New York. In seguito hanno iniziato a sfruttarla per altri avanzamenti tecnologici, come per esempio la creazione di sottomarini ad alimentazione nucleare. Camera dei tizi. Rimaste celate agli occhi del mondo per secoli, le cripte subacquee dei tizi contengono un'incredibile quantità di tecnologie sconosciute al resto dell'umanità. D'ora in poi sono detti tizi. Ponte di Gibilterra è costruito nel 57 con l'obiettivo di creare una scorciatoia per rifornimenti di personale e di veicoli militari diretti sul fronte africano meridionale. E qui c'è stato un bello scontro dopo che abbiamo fatto buttare giù il treno. Primo piano del ponte. Il ponte è utilizzato soprattutto per il traffico militare, ma alcuni pezzi grossi della società nazista lo utilizzano per viaggi d'affari e piacere. Base lunare, quella vera e propria. La base lunare è stata costruita nel 56 e situata all'interno di un antico cratere conosciuto come Conca Lucente. 56, grande anno per me, perché sono nati entrambi i miei genitori. Base lunare, struttura. Un complesso in costante evoluzione popolato da personale militare, minatori, operai e scienziati. Si prevede che nel giro di 4 anni la base lunare raggiungerà le dimensioni di una piccola città. O forse no. Hangar. Da quando il progetto alla base lunare è stato avviato si è verificato un numero di incidenti sorprendentemente basso. Lo schianto della navetta dall'hangar dell'anno scorso ha mietuto 14 vittime, portando il totale dei morti a 69. Wink wink. Rispetto alle migliaia di persone morte durante la costruzione del ponte di Gibilterra, si tratta di una cifra piuttosto limitata. Blocco di decontaminazione D7. La base lunare è un luogo di test per la ricerca tecnologica più avanzata. A causa dei materiali sensibili richiesti per tali ricerche, vengono utilizzati dei blocchi di decontaminazione automatica per ripulire e preparare le nuove cavie. Yeah. Navetta schiantata. Il London Nautica è il maggior centro spaziale della Terra. Due volte al mese decolano voli passeggeri diretti sulla Luna. Per accedere al volo i passeggeri prendono un ascensore di vetro a più piani che si arrampica sulla parete est del Nautica fino alla cima dell'edificio. Ai passeggeri VIP, prima di salire sull'ascensore, viene servito champagne e caviale. Ma perché sì, bando gli sprechi. Londra invernale.
Per i molti poveri da Londra nazista l'inverno è un periodo duro e pericoloso. Il quartiere quarantena delle classi inferiori non dispongono di elettricità e acqua corrente, il che determina scarse condizioni igieniche tra gli abitanti e il diffondersi di malattie infettive e mortali. Cioè, non è quarantena preventiva, è che ti buttano dentro sapendo che poi comunque ti ammalerai di qualcosa. Ok. Complesso di Death Head. Al termine della guerra, Death Head poté finalmente dedicarsi alla costruzione del suo complesso. Questo è il centro nevralgico della macchina da guerra nazista. Un vasto complesso costruito soltanto per realizzare i perversi sogni tecnologici di Death Head. Wow. E questo era tutto per quanto riguarda i bozzetti, un bel po'. Personaggi pure ne avremo svariati. Blaskovic, 46. BJ, un agente speciale dell'UOS, ufficio operazioni segrete, inviato in missioni speciali contro il regime nazista. Attende impaziente un'occasione di vendetta nei confronti del generale Death Head per la morte del capo della resistenza, Caroline Baker, avvenuta durante il loro ultimo incontro. Fergus Reid. Nato e cresciuto nelle Highlands scozzesi, l'infanzia di Fergus Reid fu segnata dalla povertà, potrebbe essere forse Reid, ma segnata dalla povertà e dagli stenti, portandolo a sviluppare fin da subito una visione cinica della vita. Zanzara maledetta. Il sarcasmo divenne per lui un raffinato strumento per affrontare la crudeltà del destino. All'età di 16 anni, Fergus trovò lavoro nel cantiere navale di Glasgow, dove rimase finché non fu licenziato a causa della brutta depressione che negli anni 30 colpì la Scozia. Ah, qui è della Scozia la depressione degli anni 30. Capisco. Dopo anni di stenti, scoppiò la guerra e Fergus si trasferì a Perth, nel centro della Scozia. Lì si addestrò come meccanico di aviazione, ma venne promosso a pilota a causa di una scommessa tra ubriachi. Panzerhund. Ci sono tutti dei 46. Il Panzerhund è uno dei primi prototipi di robot creati nelle officine del generale Death Head. È stato utilizzato per la prima volta sul fronte orientale, seminando il caos tra le forze russe mentre si faceva largo sul campo di battaglia. E non stento a crederlo. Soldato nazista. Per il suo reggimento di soldati nazisti, Death Head ha scelto personalmente i combattenti più leali e temibili della Wehrmacht. Facendo parte di una forza d'élite e dai soldati Death Head è stata promessa una posizione di alto rango al termine della guerra. Kampfhund. Uno dei progetti animali di Death Head, il Kampfhund, è un pastore tedesco potenziato che con sostanze chimiche e coperto da una corazza d'acciaio. È molto aggressivo e dotato di un morso feroce, ma muore anche abbastanza bene. Ross Wyatt, terzo. Wyatt stava studiando relazioni internazionali ad Harvard quando, con grande sgomento di suo padre, decise di partecipare alla guerra. Spinto dalle sue convinzioni morali e dal suo ostinato idealismo, Wyatt riuscì a farsi arruolare nell'aviazione alla giovane età di 17 anni. Nonostante ciò, suo padre restò profondamente deluso. La sua ingenuità potrebbe apparire come un problema, ma la sua visione positiva della vita lo spinge a combattere per riparare i torti di questo mondo. In effetti, come dire, è bene che ci siano persone così, ma è anche vero che spesso muoiono per niente. Comandante. I comandanti nazisti del reggimento del generale Death Head sono dei burocrati dall'animo sadico. Preferirebbero evitare di esporsi al pericolo, ma sono costretti a partecipare all'azione per ottenere una promozione dal loro generale. Ah, vedi. Vuoi la promozione? Arriva BJ. Il congegno radio attaccato ai loro berretti gli permette di chiamare rinforzi. Il modo migliore di uccidere i comandanti è eliminarli furtivamente prima che riescano a dare l'allarme. Super Soldaten. Il Super Soldaten è una nuova specie di soldato modificato dal generale Death Head in persona. I Super Soldaten vengono creati partendo da soggetti umani. Dopo essere stati sottoposti a terapia chimica, i loro corpi vengono potenziati chirurgicamente con acciaio e cibernetica, per poi essere rivestiti con una corazza antiproiettile. Per sublimare l'istinto omicida di un soggetto umano, il suo cervello viene portato a uno stato più primitivo, il che lo rende imprevedibile ed estremamente violento. Ottima idea, davvero. Comando di Death Head. I comando di Death Head sono membri dell'elite dell'esercito nazista, sono noti per essere efficienti, brutali e spietati. Le reclute del comando vengono addestrate in condizioni estreme nei campi di Siberia, vicino ai temuti Gulag. Drone. Il drone Vespe è un velivolo automatizzato da combattimento controllato da un'unità IA basilare. È stato sviluppato verso la fine degli anni 40 da Dr. Ludwig Bald, uno dei maggiori radiotecnici della Germania, come strumento di sorveglianza di ampie aree urbane controllato dai nazisti senza la necessità di componenti umane. Da allora è stato potenziato con diverse capacità, tra cui cannoni laser e basso consumo e motori jet, abbastanza facili da distruggere. Il comandante nel 60, in cosa è cambiato? Anche se le loro capacità in combattimento sono limitate, i comandanti nazisti sono essenziali per coordinare gli uomini. Tramite i congegni radio in dotazione possono chiedere rinforzi e continueranno a farlo finché non li ucciderai. Cosa che in genere avviene molto presto, comunque semplicemente ora sono meno smaniosi di promozioni. Keller. Ok. Nato a Strasburgo, in Francia, l'infanzia di Frederick Keller è segnata da abusi domestici e povertà. Quando la Germania invase la Francia, il padre di Keller si unì alla resistenza.
Stanco di vivere nella povertà, Keller si recò dall'ufficiale locale dell'SS e informò i nazisti dei legami del padre con la resistenza. La sua famiglia venne arrestata e deportata a Auschwitz, ma Keller venne accolto sotto l'ala del famoso generale Wilhelm Strasse, per il quale presta ancora servizio. Keller considera il generale Strasse come un padre. Bravo Keller. Nonno di Ania. Roman Targonski è cresciuto nel sud-ovest della Polonia, tra le montagne di Sudeten, come figlio maggiore tra 5 fratelli e 4 sorelle. Ammazza. Vabbè, questo in realtà non ci stupisce. Suo padre era un allevatore di capre e, alla sua morte, Roman decise di continuare l'attività. Sebbene profondamente religioso, l'unico principio morale che segue è quello di tramandatogli da suo padre. Tratta gli altri come vorresti essere trattato. Bravo. Bravo. Quello che dico sempre io, poi, non fate quello che non vorreste foste fatto a voi, ma siete più proattivi. Fate quel che vorreste fosse fatto a voi, che è molto meglio secondo me. La nonna. Cresciuta in un quartiere povero di Varsavia con il padre e 5 fratelli, Olenka odia la vita di città. Per lei il contatto con la natura è indispensabile quanto respirare. Olenka è una donna vivace e socievole, sempre pronta a offrire agli ospiti qualcosa da bere e da mangiare, o magari un bicchierino di vodka per gli uomini. Se qualcuno rifiuta, lei lo porta comunque. Sì, pare la mia suocera, anche se meno vodka. Kampfhund nel 60. Dopo la guerra, il generale Detzad migliorò il progetto dei Kampfhund creando un esoscheletro meccanizzato e una serie di fauci in titanio. Il morso di questa bestia da guerra è in grado di penetrare anche le corazze più resistenti. Guardia Robot. Lo sviluppo di unità meccanizzate avanzate per la guerra è stato uno dei maggiori contributi del generale Detzad alla vittoria. Al termine della guerra, molte di queste unità vennero modificate fino a diventare robot di guardia facilmente trasportabili dove necessario. Frau Engel, la simpaticona, e lei la vedremo ancora, signori, in Wolfenstein 2. Figura a capo della Bund Deutsche Model, immagino, Lega delle ragazze tedesche. L'ala femminile del movimento giovanile nazista, Frau Engel ha dedicato la propria vita alla causa nazista. Dopo aver svolto il proprio dovere crescendo 6 figli ariani per servire la madre patria e dopo aver dimostrato un'incrollabile lealtà verso il partito nazista, Frau Engel ha rapidamente scalato la gerarchia. 6 figli. Non penso con il baffetto. Ania, la nostra donna. Figlia di una coppia di dottori e intellettuali polacchi, Ania ha conseguito un dottorato in archeologia. Tuttavia la guerra l'ha costretta ad abbandonare la carriera accademica per aiutare la gestione del manicomio di famiglia, dove prestava servizio come capo infermiere e assistente dei pazienti prima che i nazisti giungessero a chiudere la struttura. Panzerhund nel 60. Il Panzerhund nel 60 è l'evoluzione dei primi prototipi creati dal generale Detzad durante la guerra. Come concepito dal generale in uno dei suoi folli sogni visionari, il Panzerhund è una macchina omicida super efficiente coperta di una corazza in titanio e dotata di fauci metalliche in grado di frantumare le ossa e di penetrare anche le corazze più resistenti. Guardia della prigione. Le guardie della prigione vengono selezionate in base a un test sulla personalità. Tendenze sadiche e scarse capacità empatiche sono solitamente favorite nell'ambiente lavorativo delle strutture correttive tedesche. Chissà. Le guardie delle prigioni sono equipaggiate con manganelli o fucili d'assalto e sono addestrate nel combattimento in mischia e a distanza. Invece le guardie antisommossa. Strutture correttive tedesche, le rivolte sono eventi rari. Quando si verificano vengono impiegate speciali guardie antisommossa per placare gli scontri. Le guardie antisommossa sono equipaggiate con maschere antigas, fucili d'assalto e giubbotti antiproiettile e ricorrono a qualsiasi mezzo necessario per fermare una rivolta, come previsto dalla CGT, Convenzione sul giusto trattamento. Sì, puoi subire qualsiasi cosa, ecco il giusto. Blaskowitz, come si è evoluto? Dopo aver trascorso gli ultimi 14 anni in stato vegetativo, BJ si risveglia in un mondo governato dai nazisti. Ma c'è ancora speranza. Nel cuore di Berlino si nasconde una piccola cella di resistenza guidata da una sua vecchia amica, Caroline Baker. BJ si unisce al gruppo nella speranza di poter liberare il mondo dai nazisti. Caroline insedia rotelle. Nata e cresciuta prima della guerra nella città tedesca di Eisenstadt, Caroline Baker rimase orfana quando i nazisti uccisero suo padre. L'incidente servì a rafforzare il suo odio verso l'oppressione nazista e a spingerlo ad assumere il comando del primo movimento di resistenza in Germania, il Circolo Kreisau. Durante la guerra venne colpita alla colonna vertebrale dal noto carnefice nazista Hans Gross. Anche se la ferita ha paralizzato il suo corpo dalla vita in giù, il suo animo rimane indomito. Bobby Brown. Bobby Brown possedeva un panificio nella zona sud-est di Londra. Durante il Blitz la sua bottega venne colpita da una bomba tedesca, ma fortunatamente quel giorno Bobby era fuori per una consegna. La settimana seguente Bobby venne reclutato nell'esercito, salutò sua moglie e venne inviato in Europa. Anni più tardi tornò a visitare la sua tomba in una Londra occupata dai nazisti. L'unica cosa che gli ha impedito di crollare durante gli anni bui dopo la guerra è il lavoro compiuto per il Circolo Kreisau. E forse anche Max. Comandante dell'aeronautica.
I comandanti dell'aeronautica nazista sono spesso dei burocrati codardi, promossi soltanto grazie alle giuste conoscenze. Benvenuti in Italia, sembra. Portano una pistola e cercano di nascondersi il più possibile dietro agli altri soldati. Il congegno radio attaccato ai loro berretti gli permette di chiamare rinforzi. Il modo migliore di uccidere i comandanti dell'aeronautica è eliminarli furtivamente prima che riescano a dare l'allarme. Giusto. Soldato, sempre dell'aeronautica. I bruti dell'aeronautica sono coraggiosi e abili combattenti armati di fucili d'assalto e fucili a pompa. Sono individui attentamente selezionati e si assicurano che l'orgogliosa aeronautica della Germania sia composta soltanto da puro sangue più devoti. Robot pesante. Questi robot militari di classe pesante sono quanto il più all'avanguardia nel campo della progettazione meccanizzata avanzata. Montano cannoni super laser e uno stato protettivo di duro acciaio. Klaus Krotz. Lui. Prima della guerra Klaus era un membro delle forze naziste e si guadagnava da vivere come ufficiale militare. Quando la sua famiglia venne uccisa dalla polizia segreta, Klaus decise di combattere e distruggere i nazisti. Tramite la sua rete di contatti finì per incontrare Caroline Baker, che lo convinse a unirsi al circolo Kreisu. Max Huss. Non si sa molto di Max, tranne il suo nome e il fatto che odia la violenza. Venne trovato da Klaus mentre si nascondeva dietro un cassonetto in un vicolo. Da allora Klaus si prende cura di Max. Herr Faust. L'Air Faust è il risultato del freddo senso pratico nazista applicato alla gestione dei campi di lavoro forzato. Questa terrificante guardia robot viene utilizzata per vari compiti all'interno del campo, oltre che per scoraggiare i prigionieri a intraprendere qualsiasi tentativo di fuga. Bombate. Bombate è cresciuto per le strade di Windhoek in Namibia, quindi non so la pronuncia quale sia. Mentre i nazisti conquistano gradualmente il continente africano, Bombate viaggiò verso nord per combatterli. Dopo 2 anni, passati a dirigere con successo la resistenza contro l'esercito invasore, Bombate venne catturato e imprigionato in un campo di lavoro forzato, ed è lì che l'abbiamo ritrovato. Seth Roth. Agli occhi del mondo, Seth Roth è una semplice orologiaio di Stoccarda in Germania. Tuttavia, segretamente, Seth era un membro degli Tizi, per cui seguiva incredibili ricerche in vari campi scientifici. Quando i nazisti assunsero il controllo, riuscì a nascondersi per molti anni, ma alla fine venne scoperto e deportato in un campo di lavoro forzato. Super Soldaten nel 60. Diverse generazioni dopo, i Super Soldaten si sono evoluti fino a rappresentare lo stato dell'arte della macchina da guerra. I loro corpi potenziati sono ricoperti da uno oscillante strato di lega di titanio. Di solito sono armati con cannoni super laser. Soldato della Marina, unità di fanteria specializzata negli assalti marini. Sono dotate di equipaggiamento e corazze leggere, standard. Truppe d'asfalto. Unità di fanteria elite pesantemente corazzate e dotate di fucili a pompa con speciali proiettili a frammentazione. E questi sono tosti. Capitano, i capitani sottomarini del Reich sono veterani di guerra che preferirebbero affondare con la propria nave piuttosto che arrendersi al nemico. Il contrario di Schettino. Tute da sub di BJ. Le tute da sub presenti sui sottomarini nazisti sono studiate per sopportare pressioni sottomarine estreme. Sono dotate di grosse bombole di ossigeno con autonomia di diverse ore. Artigliere. Unità di fanteria d'élite pesantemente corazzate e dotate di lanciarazzi, anche loro molto toste. Ricercatore capo. Il ricercatore capo è stato nominato dal generale Detzert per sovrintendere l'espansione della base lunare 1. Vuol dire che ce ne prevedono altre. In passato lavorava come assistente del ricercatore capo nel complesso sulla costa baltica. Marine spaziale. Soltanto i soldati migliori vengono promossi nei marine spaziali del Reich. Essendo gli incidenti nello spazio particolarmente rari, alle reclute dei marine spaziali vengono richiesti diversi anni di esperienza in vari scenari di combattimento. L'addestramento a gravità ridotta si svolge nella stazione spaziale militare recentemente costruita in orbita intorno alla Terra. Soldato spaziale. Unità di fanteria d'élite pesantemente corazzate e dotate di fucili laser. I soldati spaziali vengono selezionati tra i marine spaziali più dotati ed esperti. Quindi è uno stato ancora più avanzato. Comandante spaziale. Come buona parte dei comandanti della Terra, anche i comandanti spaziali contribuiscono ben poco alle situazioni di vero combattimento, preferendo vivere nelle vie, delle vite relativamente confortevoli e agiate all'ombra delle più alte cariche di potere. Drone spaziale, cioè una versione spaziale di tutto. I droni spaziali sono stati adattati per situazioni di combattimento a gravità ridotta, condividendo molte delle funzionalità dei droni impiegati nelle miniere lunari. Scienziato spaziale. Dati i pericoli dell'isolamento, gli scienziati della base lunare 1 lavorano in turni che variano dai 6 mesi a un anno prima di ricevere un permesso. London Monitor. Introdotto durante le rivolte dopo la guerra, il London Monitor è un enorme robot incaricato di mantenere la pace per le strade di Londra. È anche un simbolo dell'autorità nazista, studiato per infondere la paura in chiunque intenda resistere al brutale regime nazista. Frau Engel. Dopo un lungo intervento chirurgico, una squadra di esperti medici guidata da Deathshead in persona è riuscita a ricostruire buona parte del volto di Frau Engel, ma le cicatrici resteranno per sempre. Armatura potenziale di Caroline.
L'armatura potenziata dai tizi è un esoscheletro dotato di interfaccia neurale che permette a un portatore paralizzato di camminare, ma immagino possa fare ben di più. Deathshead. Il generale Willem Deathshead Strasse, dotato e devoto ricercatore, è il capo della divisione progetti speciali dell'SS. Assolutamente privo di scrupoli morali, i suoi esperimenti e delle nuove tecnologie hanno concesso alla macchina da guerra nazista quel vantaggio necessario a vincere la guerra e a soggiogare il mondo. Durante la guerra, Deathshead è quasi morto nello schianto di uno Zeppelin. Questa esperienza gli ha conferito una nuova visione della vita, che apprezza con tutto se stesso, fino a che si è fatto esplodere. Bubby, il baffetto. Hans Winkle, o come lo chiama affettuosamente Frau Engel, Bubby, viene da una famiglia di intellettuali. Suo padre era un medico, la madre una biologa. Da bambino i voti scarsi e la mancanza di ambizione furono fonte di grande delusione per i suoi genitori. C'è un piccolo refuso. All'età di 19 anni Hans entrò come impiegato a Campo Bellica. La loro delusione non poté che accrescere. Il figlio per il quale avevano immaginato una prestigiosa carriera accademica era diventato un comune guardia carceraria. Il giovane ragazzo attirò ben presto l'attenzione della manipolatrice Frau Engel. Da allora, desideroso dell'affetto e della stima di qualcuno, Bubby le è sempre stato al fianco. Ah, quindi è proprio un essere inutile. Ok. Robot prototipo. Ultima evoluzione delle linee di unità di combattimento meccanizzate di Deathshead. I robot prototipo sono dotati di un'unità centrale formata da un cervello umano interfacciato con una macchina, che lo rende superiore agli altri robot gestiti da intelligenze artificiali meno avanzate. E noi abbiamo visto il cervello come si integra. Mecha Deathshead. Nella sua personale collezione di trionfi, il generale Deathshead vanta come apice della propria carriera la costruzione di una propria unità meccanizzata. L'unità è dotata di 4 mitragliatrici laser e di un cannone Tesla, più uno scudo di forza riflettente che lo protegge, rendendola quasi indistruttibile. E questo era tutto per quanto riguarda i personaggi. Ora, dietro le linee, berrò un sorso d'acqua e proseguiamo con le lettere. Ok, quindi, lettere. Lettera a Oscar. Adesso qualcuna di queste lettere già l'abbiamo letta. Adesso vediamo insieme qual era. Sto cercando di capire se questa è una di quelle che abbiamo letto. Questa l'abbiamo letta. Questa era anche molto toccante, quindi vi consiglio, nel caso non abbiate visto il primo extra, di andarla a vedere perché era molto interessante. Lettera di Erdmann. Anche questo era il prete. Sì, anche questa l'abbiamo letta. E anche questa l'abbiamo lettera. L'abbiamo lettera, ok. Anche quella l'abbiamo lettera. Allora. Questa non so se l'abbiamo letta. Ok, leggiamo. Londra, 4 ottobre del 48. Mio caro Bobby, è un nome interessante per Londra, visto che Bobby è come vengono chiamati i loro poliziotti. È sabato sera e le bombe hanno appena smesso di cadere. Ti scrivo dal tetto dell'edificio che i pompieri ausiliari hanno convertito in caserma. Sosteggio un caffè e fumo una sigaretta, mentre nelle mie orecchie riecheggia ancora il suono delle sirene e delle bombe che cadono dal cielo. Da quassù si vede tutta Londra. Anche così devastata mantiene il suo fascino, vecchia, ruda e sporca. La mia casa e il mio cuore. Grazie per le tue lettere, amore mio. Non hai idea di quanto significano per me. Spero che la mia riluttanza a rispondere non ti abbia fatto preoccupare. Potrà sembrarti strano, ma il motivo di tale riluttanza è che non voglio mentirti. Avevo paura che le mie parole potessero turbarti. Tuttavia, meglio la verità che il silenzio, non credi? Quindi, verità sia. Londra sta bruciando, volute di fumo si innalzano dalla città, come pilastri che sorreggono il cielo per impedirgli di crollare. I bombardamenti notturni sono implacabili, e ogni giorno è una nuova lotta per restare aggrappati a quel filo di speranza che ci resta. Come fa la gente a non cedere di fronte a una determinazione così spietata, di fronte a uccisioni così insensate? Non lo so, ma fortunatamente ci riesce. Sono ricoperta di fuliggine, mi sento il fumo nei polmoni. Dicevano che le donne non avrebbero domato gli incendi, che avrebbero soltanto gestito le comunicazioni e il lavoro nei furgoni. Ma le cose sono cambiate. Un'ora fa ero a Canning Town, qui a Londra Est. Ricordi la scuola cattolica? Ha subito un duro colpo durante l'ultimo bombardamento e stavamo cercando di domare l'incendio. Le fiamme infuriavano come se avessero spalancato i cancelli dell'inferno. Io reggevo le manichette insieme a Susie Tuckfield, quando ho visto dei bambini uscire barcollando dalle rovine, coperte di sangue e cenere. Ho sentito le loro vocine, che chiedevano aiuto dall'interno della scuola in fiamme. Una delle mie colleghe, Brittany, è entrata per salvare una bambina al secondo piano, ma non è mai tornata.
era una brava ragazza. Durante l'ultimo mese abbiamo perso 3 delle nostre colleghe, tutte care amiche, ma la vita deve continuare. Di notte tutti gli abitanti del quartiere scendono in un vecchio bunker che William McKinley ha convertito in bar. La gente si fa coraggio bevendo e cantando. È strano vedere la vita continuare come se niente fosse mentre le bombe cadono sulle nostre teste. Gli abitanti di Londra sono ossi duri, sai. Ieri notte ho sognato di nuovo il piccolo Johnny. Eravamo insieme alla fiera di Brighton, dove eravamo soliti andare in estate, ricordi? Io ero inginocchiata di fianco a lui sul bordo del molo e guardavamo insieme il mare. Tu eri in piedi dietro di me. Era così calmo e blu, Bobby. Blu come uno zaffiro scintillante e nessuno parlava o si preoccupava della guerra. Io accarezzavo il viso di Johnny, che mangiava zucchero filato e rideva quando le onde si spruzzavano il volto. Al mio risveglio sentivo ancora la sensazione della sua morbida pelle sulla mia mano, come se l'avessi accarezzato davvero. Ho pianto a lungo, Bobby. Non passa giorno senza che io pensi a lui. Quando tornerai a casa, quando tutto questo sarà finito e saremo di nuovo insieme, voglio trasferirmi in campagna, come abbiamo sempre sognato. E anche se ora siamo poveri, insieme riusciremo a cavarcela, ne sono sicura. Ora devo andare, sento le sirene, imbucherò questa lettera lungo la strada, ti prometto di scriverne altre. Mi manchi tantissimo, Bobby. Torna a casa, da me, con tutto il mio amore. Charlotte. Sono scritte bene, signori, queste lettere. Wow. Ti fanno davvero sentire dentro. Tutto. Lettera di Dieter. A Dustreich Zeitung, Denzingstrasse. Salve, ho letto nel vostro giornale che accettate annunci per incontri. Essendo un uomo indipendente, ho deciso di provarci. Ecco il mio annuncio. Cara futura moglie, sono un marine dello spazio, alto e di bella presenza. Attualmente a distanza sulla Luna. Ho una carriera di successo e i miei riconoscimenti comprendono medaglia di lungo servizio, croce di cavaliere al coraggio e distintivo d'assalto generale. Sulla Terra vivo in un appartamento esclusivo nei pressi del centro di Berlino. Dato il grande successo della mia carriera, in futuro ho intenzione di trasferirmi in una casa di campagna. A volte nello spazio ci si sente soli senza una moglie che ti aspetta a casa. Sei una ragazza giovane e carina a cui piace cucinare e pulire? Hai dei fianchi adatti a partorire molti bambini? 4, 5, 6, magari persino 12? Sei stanca di rincorrere obiettivi e traguardi e vuoi sistemarti come casalinga? Allora incontrami in un appuntamento romantico al ritorno dalla mia missione spaziale di 6 mesi e vivrai l'esperienza più emozionante della tua vita. Il tuo futuro marito, Oberst Dieter. È tutto, per favore inviate la candidatura al modulo di equipaggio 4, casella 756-2489, Luna. Cordiali saluti, Oberst Dieter Beckmeyer. Sì, immagino che fosse abbastanza semplice in realtà trovare moglie per certi ranghi. Lettera di Max, l'avevamo vista. E questo è tutto, signori. Registrazioni. Abbiamo i diari di Ramona da ascoltare. E in realtà da leggere. 11 maggio del 40. Sono a casa soltanto da 3 giorni e i nazisti sono arrivati in città. Hanno ucciso Jakub Brozek, che hanno sparato in testa. Il suo cavallo gli bloccava la strada. È stato lui a insegnarmi il bacio dalla francese. Devo fare qualcosa per questa situazione. 12 maggio del 40. I nazisti hanno occupato la stazione di polizia. Chiedono alla gente del luogo di offrirsi volontaria. Mi offrirò volontaria. Troverò un modo per ucciderli tutti. 18 maggio del 40. Di giorno mi prendo cura dei malati al manicomio. La sera mi reco in città per preparare i pasti ai nazisti nella stazione di polizia. Sembrano fidarsi di me. Potrei attirarne uno lontano. Se riesco a isolare un nazista, credo di poterlo uccidere. Non ho mai ucciso nessuno. Non so come combattere o sparare. Dovrò essere astuta. Mi manca l'università. Forse ciò che mi accingo a fare sarà un'esperienza formativa. 25 giugno del 40. Sembra che il nazista abbia un'alta opinione della propria madre. L'ho scoperto mentre sanguinava a morte dinanzi al mio coltello nel casotto accanto alla panetteria. Mutti, mutti, mignolava. Le mie mani tremavano. Ho quasi lasciato cadere il coltello. Gli ho detto che l'avrei baciato e lui mi ha seguito fuori, nella notte. Grosso errore. 29 novembre del 40. Sembra che al nazista piaccia molto la salsiccia. L'ho capito dal fatto che continuasse a mangiare nonostante il cianuro avesse rovinato il sapore. Gli occhi rovesciati, tutti bianchi. Eppure continuava a masticare. Il cianuro che ho rubato dall'armadietto di mia madre. A volte vengo colto da fitte di rimorso. Ma poi penso a Jakub Brozek. 2 maggio del 41. Pare che il nazista si addormenti dopo l'amplesso. L'ho scoperto mentre il suo soldatino sgocciolava sulle lenzuola e la sua faccia diventava blu a causa della corda che gli avevo stretto al collo nel sonno. Domani sarà il mio 18° compleanno. È disposta a tutto la ragazza. 29 maggio del 41. Il nazista sembra pigro.
l'ho scoperto mentre seminavo tre di loro portando con me una cassa di granate. Credo di essere incinta, come vorrei saper usare una pistola. Ok, si vede che gli è saltato il ciclo, dal 2 al 29 maggio. 6 luglio del 41. Pare che il nazista sia particolarmente devoto alle sue stazioni di polizia. L'ho scoperto mentre gettavo delle granate nell'edificio. Sono entrate 7 granate, ma non è uscito nessun nazista. Uccidere i nazisti fa forza di me un'assassina? Non lo so, non credo. Non sono un soldato, ma è questo che fanno i soldati, e io devo tenere fuori le emozioni. Come fanno i soldati? 9 agosto del 41. Il nazista sembra molto ingenuo, l'ho scoperto mentre fingevo di affogare e l'allocco si è tuffato per salvarmi. Con il giubbotto antiproiettile e tutto il resto. Ho solo dovuto applicare una gentile pressione per spingerlo giù, finché non ha smesso di agitarsi. Sono incinta. Non si vede ancora, ma credo che mia madre abbia il sospetto. Ho deciso di cercarmi un appartamento. 30 agosto del 41. Ho un appartamento mio, 2 piani sopra il panettiere. Non voglio più questo bambino nazista dentro di me. Devo uscire. Deve uscire. Ho preso alcune pillole dell'armadetto di mia madre. Non hanno funzionato. Mi hanno soltanto fatto stare male. Era un po' tardi, ragazza. 3 settembre del 41. Il nazista sembra un guidatore spericolato. L'ho scoperto dopo che gli ho tagliato i freni e la sua automobile è finita giù in un crepaccio mentre scendeva dalla montagna. Non l'ho visto di persona, ma c'era una foto sul giornale. Avevo un'amica in università che aveva interrotto la gravidanza prendendo olio di mentuccia. Le ho scritto chiedendole consigli. 13 settembre del 41. Oggi è arrivata una lettera da Londra. Mi sono procurata una fiala di olio di mentuccia. Ho rubato degli antibiotici da mia madre. Domani non andrò al lavoro. 14 settembre del 41. Il dolore è insopportabile. Il sangue non si ferma. Una settimana dopo, 20 settembre del 41. Ancora viva. Il bambino nazista è andato. Dopo il fine settimana tornerò al lavoro. Ho dei pazienti da curare. Ho dei nazisti da uccidere. E non sei più incinta. 5 gennaio del 42. Pare che il nazista abbia dei tempi di reazione lenti. L'ho scoperto mentre lo travolgeva a un semaforo rosso. Non so cosa mi abbia preso. Era in pieno giorno e c'erano diversi testimoni. L'ho travolto a tutta velocità. Devo ridurre la frequenza dei miei attacchi o mi scopriranno. 9 luglio del 43. Il nazista sembra fatto di bacon. L'ho scoperto mentre ne bruciavo vivi 9 all'interno di un locale notturno. Si può fare molto con dei lucchetti e della benzina. Mio padre ha sentito l'odore di benzina sul cappotto. Io ho mentito. Non deve sapere ciò che ho fatto, è troppo sensibile. 4 luglio del 44. Il nazista è un inguaribile romantico. L'ho scoperto mentre gli sfondava il cranio con il martello nascosto dietro la schiena dopo che si era chinato per raccogliermi il guanto. Se fossi un uomo, mio padre mi avrebbe insegnato a usare il fucile. Invece ho imparato a curare i malati, scavare in cerche di antichità e compilare scartoffie. Come vorrei conoscere un soldato, potrebbe insegnarmi a non provare rimorso. Lui mi capirebbe. Certo, ammazzarlo dopo che hai fatto cadere il guanto. La scena è di... Se uno se la figura in mente, è brutale. Fredda e brutale. 23 settembre del 46. Oggi è arrivato un uomo. Orribile trauma alla testa. Ha cicatrici ovunque. Non parla. Nessuno sa da dove arrivi. Credo che sia un soldato, ma non un nazista. Come vorrei che potesse parlarmi. Sembra molto forte. E siamo noi. 10 luglio del 48. La guerra è finita. I nazisti hanno dichiarato la vittoria. La gente festeggia la pace. Non riesco a smettere di piangere. Per me, questa guerra non finirà mai. 16 novembre del 51. Il nazista sembra avere un caratteraccio. L'ho scoperto cercando di spaccargli la testa con un vaso di fiori lasciato cadere dal mio appartamento. Purtroppo ho sbagliato. Aveva degli amici nei paraggi, hanno sfondato la porta. Ho giurato che è stato un incidente, ma mi hanno fatto un occhio nero e mi hanno sputato sul vestito. Vorrei gente fidata su cui poter contare. I nonni sono dalla mia parte, ma non possono combattere. 17 luglio del 55. Il nazista sembra molto esigente. L'ho scoperto mentre eravamo seduti su una coperta da picnic in mezzo al prato. Ha detto che mi avrebbe baciato se mi fossi fatta i capelli biondi. Sono rimasta nauseata dalla sua richiesta, ma finché sorrido e nascondo l'odio, nessuno sospetta. Così ha bevuto il vino pieno di sedativo. Lo ha scaricato in una fossa poco profonda. 24 settembre del 56. Ho il cuore a pezzi. Gli amici che conoscevo da una vita sono diventati tutti nazisti. Mia madre e mio padre non sono felici, ma preferiscono lamentarsi piuttosto che resistere. Io sorrido e mi fingo allegra, ma inizio a essere infastidita dai miei genitori. Ho 33 anni, sono sola in questo mondo. 6 maggio del 57.
Devo continuare a combattere. Ma combattere chi? Ormai sono tutti nazisti, o almeno fingono di esserlo. Non riesco più a distinguere la differenza. 28 agosto del 60. Ogni settimana gli uomini di Deathhead vengono al manicomio. Portano via persone che ho avuto cura per anni. Lo guardo dall'altra parte. Li odio. Odio me stessa per essermi arresa. Ma non posso più combattere da sola. Guardo l'uomo con le cicatrici. Gli sussurro delle cose. A volte vedo risvegliarsi una parte di lui. Mi chiedo se riesce a vedermi. Non lascerò che lo prendano. Quella era l'ultima pagina, William. Alcune delle cose di questo diario sono accadute tanto tempo fa e alcune potrebbero essere accadute a me. Mi manchi. Mi mancavi da molto prima che ti incontrassi. E questo era tutto. Album. Ma lo tradurrò. Ramona scrive 11 maggio 1940. Era ovviamente possibile ascoltarli tutti, ma ho preferito leggerli io. Signori, questo era davvero tutto. Sì, forse la voce di Anne sarebbe stata meglio, ma volevo essere parte fino in fondo di questi diari. Che dire, è stato un lungo episodio, più lungo della media degli episodi normali di questo particolare Let's Play. Ma è stato l'ultimo quanto riguardasse Wolfenstein The New Order. E quindi, ancora una volta, sono felice che voi siete stati qui fino in fondo ad ascoltare tutto, cosa ben rara, e so che sarete in pochi, ma sarete sicuramente buoni. Quindi, ancora, per sapere cosa ci sarà dopo, vi rimando al video precedente, il finale della serie, nei titoli di coda. E che dire, signori, grazie di cuore, da parte mia, e ci vediamo in un prossimo video, o una prossima live su Twitch. Passate, non fa male. A presto.